Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro Stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Sono V. Io sono V.
po' d'anestesia. Figlia di puttana. Tutto bene, ermana? Un bastardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Chi? Qualcuno della zona? Credi che qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me, Bebe? Senti, V, ho un problema. Stavolta è serio. Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto? Sapevo di poter contare su di te. Kirk, gli devo dei soldi. Se non pago entro domani, dice che mi spezza le gambe. E non scherza mai su queste cose. Ha contatti nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Haywood, che è un cazzo di strozzino. Mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata lì. Parlerò con Kirk, ma mi devi un favore. È un bravo ragazzo. Mi salvi la vita. È solo sulla cattiva strada. I demoni camminano con lui, gli mangiano l'anima. Ma gli dirò che ti dispiace e che volete fare pace. Ehi, dov'è il resto? Sto ancora scaricando, amico. Controllerò. Ci mancano già due bottiglie di Senson dalla tua ultima consegna. No, non è possibile. Sono stata in ospedale oggi. Avia qualche costola rotta, ma grazie a Dio. Il proiettile non ha preso organi vitali. Cos'è successo? Una caccia all'uomo della polizia. Mi seguiva. Ehi, Kirk. Voglio parlare. V, quanto tempo? Dimmi, che cosa vuoi? Pepe mi ha chiesto di parlarti. Che c'è? È troppo timido per portarmi gli addi di persona? Digli che non mordo. Non ancora. Dagli un po' di tregua, ok? Ti pagherà, ha solo bisogno di tempo. Ti sembro un prete che gestisce un'opera di carità? Se prendi in prestito degli Eddy, devi restituirli, con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No, lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. Mi conosci, sono un uomo d'affari, quindi devo sapere cosa ci guadagno. Tutti devono guadagnarci, lo capisco. Ti dovrò un favore. Allettante. Ho già un'idea. Una bella auto a tutta pagina. Al momento ce ne sono solo quattro a Night City. La prima del direttore regionale della Rayfield. La seconda del sindaco Ryan. La terza di un servizio di autonoleggio. E la quarta? La quarta sarà del mio cliente, non appena l'avrai rubata per me. Se lo faccio, il debito di Pepe sarà ripagato. Ma certo, sono un uomo di parola, lo sai. La cosa è semplice. Tu rubi una rifle per me, io considero Pepe a posto. Sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'Embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Semplice. Cosa dovrei fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo? Come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. E dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbi un po' di fede.
Allora, siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Bene. L'ho sempre detto che sei una sveglia. Vai all'Embers, nel Glen. Rick ti aspetta nel garage. Andrete d'accordo. In bocca al lupo. Ci sentiamo. Io voterò per Alice. Tanto non cambia niente. Per Alice, Ryan, sono tutti della stessa critica. Malone non vincerà la cintura. Cazzato. Quel cabrone è il migliore della sua categoria. Non appena verrà eletto. Certo, i certo. Sportivi se la fa stesso Hernandez e Smith. Accano un dono. Che debiti? Il giapponese Ma so pagare. Ciccione del cazzo. Ti prego. Ehi, perché non vedo nessun cazzo di limone? Nemmeno un lime? Qualche spicciolo per un veterano. Il dio della cibernetica. Parla con i ragazzi. Viene a divorare i suoi figli. Di tenersi pronti. Sì, padre. Bene. Guarda un po' chi c'è. Vi, quanto tempo. Non sapevo che fossi qui. Sono tornata da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'era Est? Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' che da... Che ne dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Marcus, andiamo. Dove sei diretta? Nel Glen. Lasciami pure all'Embers. Ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? È andato bene il tuo ritorno a Night City? Sei già al lavoro? Ho trovato qualche lavoretto qua e là. Niente di grosso. Ma tiro avanti. Grazie per l'interessamento. Quindi, Atlanta non era poi come ti aspettavi. In realtà non avevo nessuna aspettativa. Beh, speravo che fosse meglio di qui. Mi sbagliavo. Forse sarà tutto di guadagnato. Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armata? Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Di ancora una cazzo di parola! Tu stanne fuori, non ti conosco. E io non conosco te. Il che significa che qui non sei nessuno e non vali un cazzo. Beh, c'è qualcos'altro? Sembra che la nostra conversazione si sia conclusa. Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Marcus, vai. Sono felice di vedere che non hai dimenticato le tue radici. Hai ancora il dono. Ci sono parecchi stronzetti in zona. Se la fanno addosso non appena tiri fuori il ferro. Chi era quello? Nessuno di importante. Tra una settimana non ci sarà più. E arriverà qualcun altro. Ti ha puntato un ferro addosso? Sì. E la pagherà. Accosta qui. Qui va bene. Scenderò di sotto.
Tieni, prima di andartene. Il tuo numero? Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affari insieme. Tornare a 2 anni fa. Grazie, padre. Devo andare. E il Signore sia con te. Porca puttana! Oh, cazzo. P, situazione. Sono sul posto. Sto per parlare col tuo uomo. Rick è un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello per me. Posso esserti d'aiuto? Mi manda Kirk. Mm-hmm. Le telecamere sono spente. Hai 20 minuti. Fa quello che devi. Kirk, vedo l'auto. Ora tocca a te, ragazza. Buona fortuna. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che donna di poca fede. Listo? Siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. Ok. Sembra che sarà un gioco da ragazzi. Scendi. Ma che... Oh. Merda! Guidi bene. Ora scendi. Che fai? Ma che cazzo? Scendi lì. Date le armi. Mani in vista! Siete in arresto. Restate dove siete. Mani bene in vista. Non fate scherzi. A terra, pezzi di merda. Subito! Jackie Wells, il mio vecchio amico di quartiere. Vedo che gli anni non ti hanno reso più saggio. Ehi! Detective Stintz! Ne è passato di tempo! Ispettore Stintz. Ah, stessa roba. A proposito, anche la tua faccia mi è familiare. Ah sì? La tua non mi dice nulla. È ripartita per Atlanta, in cerca della felicità. Pare che tu non l'abbia trovata. Ho sempre pensato che voi parassiti di Haywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Non sai un cazzo di me. La verità fa male, eh? Ma attenta a come parli. Non sono un tipo paziente. E dai, Stintz. Non puoi far finta di niente. Se ci arresti, non faremo un cazzo fino al processo. E poi, alla peggio, ci daranno qualche mese. Merda, oggigiorno la galera è strapiena, quindi ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i ladri. Cazzo, è arrivato. Specie di strada qualsiasi. Li ho arrestati, signor Fujioka. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Cosa? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli in mare. Ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non tornino a galla. Sentito, no? Ah, cazzo. Giornata di merda. Sinceramente,
Per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. No, Stinson non lo farebbe mai. Sei sicura? Ah, è nato e cresciuto a Haywood come noi. Odia i corporativi quanto te. Ha fatto solo quello che doveva. Tutto qui. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Ah, il lavoro era sospetto fin dall'inizio. Neanche la magia sottobanco di Kabuki può aggirare un allarme come quello. Dovevo immaginarlo che la polizia mi avrebbe beccata. Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. Vi. Ti conosco. Ti ho vista al Coyote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel topo di fogna? Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? All'appoggio del cartello. Del cartello? No, no, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Quel bastardo deve imparare che non si frega la gente di Haywood. Forza, andiamo a mangiare un boccone. Ah, così? Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei una a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Forza, sto morendo di fame. Ok, e cibo sia. Andiamo. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno! Metà, se tutto va bene! Perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. O almeno così dicono. Puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai. Importa solo il modo in cui arrivi. A Night City. La città dei sogni. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronta per qualche tiro al bersaglio virtuale? Non ora, Jack, non c'è tempo. Magari più tardi. Certo, certo. Mañana, mañana. Diamoci da fare. Ascensore, di qua. Sandra Dorset. Un paio d'ore fa il suo Pio Monitor ha smesso di dare segni. Sospetto rapimento. Potrebbe essere già morta. Non so se siete in tempo. Noi siamo arrivati in tempo, Bug.
Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra. Squadra? Fantastico. Bug, potresti essere un po' più gentile. Vuoi gentilezza, supporto? Chiama un cazzo di servizio clienti. Cerchiamo il 1237. L'obiettivo dovrebbe essere dentro, ma il suo biomonitor non dà segni. Speriamo non sia troppo tardi. Odio le questioni di vita o di morte. Svelti. Prova ad attirare la porta. Riesci a forzarla, V? Siamo arrivati tardi. E lei è la nostra donna, V. Sandra Dorset, protetta da immunità corporativa Echelon 2. La nostra è altolocata. Questa ha riproduzioni Z-Tech da mercato nero. Impianti da 4 soldi. Cerchiamola. Occhio! Altri pendejos! Uccidilo in silenzio, V. Piccoli passi, V. Il nemico in guardia. Bene. Non avrei saputo farlo meglio. Occhio, ne arrivano altri. Sono quasi su di voi. Facciamogli il culo. E poi c'è la corporativa. Poi, V, arrivano. È il corpo! V, giù la testa! Ammazzatela! Cinchia da madre! Non sono tutti morti. Fateli fuori, ripulite. Resistete! Devo ricaricare! Ma lo sai con chi hai a che fare? Uomo a terra! Scusiamo il mio! Che vado! Quella troia sta uccidendo i nostri uomini migliori! Yes, papà! Sappiamo dove ti nascondi! Indovina dove sto mirando! Прикройте! Перезаряжаюсь! Io mangio piombo, colazione! Falli a pezzi! Stiamo perdendo uomini! Mina!
mirando, le sto mirando! Cazzo, sì! Non vedo movimenti sui sensori. Mi sa che l'avete seccato. Via libera. Merda, dov'è l'obiettivo? Guardate Vinci, deve essere lì. Credo sia lei l'obiettivo. Ci siamo. È viva. Sto per scoprirlo. Vi collegati al suo biomonitor. Devo capire come va. Mi collego. La vedo grigia. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. Platino? Cazzo, i trauma dovrebbero arrivare appena starnutisce. Avranno disturbato il segnale. Biomonitor hackerato, firmware riconfigurato o un neurovirus. Caraco, ti paga. Dovresti vedere sto posto. Ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie. Hack da mangiascop, eh? Ho capito. Controlla la neuroporta. C'è uno shard. Tiralo fuori. È quello che silenzia il biomonitor. Ho trovato lo shard, lo tiro fuori. Controlla il biomonitor, è cambiato qualcosa? Salve Sandra, se sei cosciente, assumi la posizione di recupero. Un'unità d'evacuazione d'emergenza è stata inviata alla tua posizione e arriverà tra 180 secondi. Secondo il biomonitor, fra 3 minuti arrivano i trauma. La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pobresita. Tiriamola fuori dal ghiaccio. Merda! La perdiamo! Vi, dimmi che succede. Jack, ipodermica! Cazzo, si mette male! Al volo, Vi! Credo... Cazzo, ha funzionato! Fuera, portala fuori! Portala fuori, sulla balconata! Atterraggio, allontanarsi! Inizio protocollo di sicurezza! Seguire le istruzioni! Fermati sulla soglia! Lascia a terra la paziente! Cinque passi indietro! Adesso! TT-133 a comando. Paziente NC-570-442 in sicurezza. Stimolanti somministrati 70 mg di dopamina, 110 di noradrenalina, 800 di fibrina. Andiamocene. L'ascensore ci porta direttamente al garage. Ottimo lavoro, abbiamo finito. Mi disconnetto. Ci vediamo prossimamente.
Senti, Chica, ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina? Oh. Ho un appuntamento con Misty, ma non posso prendere la metro. Che figura ci faccio? Non posso abbandonare un amico, ma non farci l'abitudine. Mi salvi il culo, Vi, grazie. Che ne dici se ti porto a casa, eh? È tutta tua. Io sono distrutta. Ah, quasi dimenticavo. Facciamo un'olochiamata a Wakako, per dirle che abbiamo finito. Vi, com'è andata? La nostra cliente è sana e salva? Certo che è sana e salva. Gli accordi erano questi, no? Splendido, la paga vi aspetta. Potete passare a prenderla quando volete, anche subito. Ma immagino che adesso vogliate solo tornare a casa. La polizia ha circondato Watson. Il distretto è chiuso. Se volete entrare, vi conviene fare alla svelta. Grazie dell'avvertimento. Ci vediamo più tardi. Gira voce che l'NCPD voglia mettere Watson in isolamento. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbrigarci. Lascia fare a me, Chica. Guido io. Non mi stancherò mai di Night City. Una città come un'altra, solo più grande. No, Chica, non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui. Ah, sono affamato. Prendiamoci qualcosa, che dici? Jackie... Stanno isolando Watson, ricordi? Ah, cazzo, hai ragione. Sbaglio? Ah, lo sapevo, cazzo. Abbiamo un furgone attaccato al culo. Cingato. Non mi piace lì, neanche un po'. Scappa! Figli di puttana! Cazzo, guida, Jackie! Non riesco! Vai dritto! Tieniti forte, Vi! Oh, porca puttana! Cazzo, scusa! Fanculo, bastardi! Cingato! Ah, ho graffiato un po' la tua bambina. Scusami. Fa niente. Non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Cazzo, fanno sul serio. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Agente, signorina, che fortuna averla incontrata. Ah, sì? E cosa avrei di così speciale? Un cuore d'oro. Perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia ragazza. La sua ragazza? Ah, si preoccuperà a morte se non torno. Vede, sto cercando di rigare dritto.
La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Peccato. Ma lo guardi, non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Falli passare, ma sono gli ultimi. Ok, muovetevi. Le auguro una buona serata, gente, signorina. Allora sai essere gentile quando vuoi. E quando è che non lo sono? Sempre? Io sono sempre gentile. Adesso! Avanti! Non abbiamo tutto il giorno! Cazzo! Guardami! Scoppiando un casino. Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Non sembra una retata come le altre. Perché quelli non sono sbirri normali. Sono Max Tuck. I predatori alfa dell'NCPD. La Max Tuck arriva quando le cose sono fuori controllo. Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Fine dello show. Quei poveri bastardi se la sono cercata. Allora sogni d'oro. Di a Misty che la saluto. Sarà fatto. Ahí luego. Bug. Ah, dimenticavo. Un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Rendiamo grazie al padre del cielo. E il nostro secondo ospite è Karina Lee, conduttrice del programma Chip In, che promuove l'uso di impianti.
Credo di essermi presa qualcosa quando mi sono collegata al biomonitor di quella corporativa. Non so, un neurovirus o... Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù.